Ragazzi, siamo tornati su Metropolis. Seriamente mi fa tanto piacere che mi chiedete sempre Metropolis. Nel senso, non in live, vai su Metropolis, nei video. Ma Metropolis quando lo riporti? Ragazzi, io lo porto perché mi piace un botto, veramente. Quindi, come vedete, sta uscendo, diciamo, più o meno. Cioè, nel senso, sto portando Metropolis più volte rispetto a prima. Comunque, siamo tornati su Metropolis. Come avete letto dal titolo, ragazzi, vi faccio vedere come sono diventato ricco grazie a un mio iscritto. Che ringrazio e saluto, grazie mille. It's Crash, anche mi ha abbonato, grazie mille, bro. Mi ha dato tanta, tanta roba, ragazzi. Veramente tanta roba. E vi faccio vedere, ragazzi, tutta la roba che mi ha dato. Naturalmente voi qui sotto nei commenti consigliatemi, appena avete visto, diciamo, tutto il video, cosa fare con queste cose che è tanta, ma tanta roba. Ci vediamo in partita. Ciao ragazzi, benvenuti a questo nuovissimo video di Metropolis. Siamo tornati, appunto, ragazzi, qui su Metropolis dopo tanto tempo. Allora ragazzi, prima cosa che voglio farvi notare è che ho trovato la mia casa aperta, così, e due botole così. Cosa vuol dire? Non lo so, stavo tornando con la mia moto, ragazzi, che... Ah, qui non posso piazzarla, va bene, questa moto qui, ragazzi, stavo tornando e ho trovato praticamente così, ragazzi. Ho chiuso tutto, ho controllato le mie ceste, naturalmente non possono aprirle, quindi riprendo un attimo... Mi fai riprendere la moto, grazie mille. Allora, che bel cestino c'era. E ho modificato un po' di cose dentro la mia casa. Perché seguo i miei live, ragazzi, seguitele, perché appunto porto anche Metropolis. Ragazzi, guardate qui, ho due sedie. Ho messo altre due sedie, quindi quattro sedie. Qui ho lasciato tutto. E ragazzi, guardate quante cose mi ha dato It's Crash, che ringrazio, grazie mille, brother. Intanto il suo orologio, che è un Rolex firmato Crash, ragazzi. Guardate che bello, sono diventato minchia ricco, veramente. Andiamo ad aprire e ho... diciamo il completo Adidas, ragazzi. Bellissimo, raga, bellissimo. Posso fare così. Guardate quanta roba, ragazzi. Cioè, guardate, dai, raga. Minchia, sono diventato ricchissimo. Poi mi ha dato, che se dopo vi faccio vedere. E avevo preso, ecco, il completo militare, ragazzi. Guardate quante chiavi ho. Chiavi comunque le cose, completo militare che non posso avere. La mascherina che non posso avere. Le carte di credito, ragazzi. Poi mi ha dato tutti questi qua, gelliamono tipo un botto, raga. L'altro bracciale, ragazzi, bellissimo. Guardate qui, ragazzi, orologio e bracciale, minchia. E ho anche la mascherina che, ragazzi, è troppo, ma troppo figa. Però il problema è che non posso usarla, se no mi arrestano. Beh, allora, oltre alla mascherina che vado a levare, ragazzi, voglio farvi vedere il mio completo militare. Che non è il mio, ragazzi. Cioè, non sono un militare, per farvi capire. Però me l'ha dato X-Crash, che è un grande. Minchia, raga, veramente mi ha dato un botto di roba. Guardate, senza braccialetto. Guardate, senza braccialetto, con il braccialetto. Cioè, guardate che figata, ragazzi. Sono diventato militare, minchia. No, non sono militare. Mi potrebbero arrestare perché questa cosa, appunto, me la tengo nascosta in casa, ragazzi. E in teoria, ragazzi, potrei fare una roba, una grande roba, ragazzi. Rischiosa, perché ho, in teoria, questa qui. Ho le chiavi della polizia, ragazzi. Che serve alla polizia scientifica, come mi ha detto Crash. Se qui butto un attimo fuori, che non mi servono. Ok, ragazzi, la polizia, polizia scientifica, raga, che è tanta tanta roba. E gelliamo, ragazzi, me la date un botto. Ho la siringa, ma la sirena, ma guardate la cosa più bella. L'ambulanza, ragazzi. L'ambulanza, raga, che non posso piazzare, naturalmente. Non posso piazzare, ragazzi. Però se adesso viene un militare e mi fa il controllo, beh, sono cazzi, perché ho tutta questa roba che non posso avere. La siringa, ragazzi, che, cioè, guardate, ho tanta roba, ragazzi. L'ambulanza però non posso usarla, è solo per bellezza, ragazzi. Ma naturalmente però posso venderla. Quindi fatemi sapere anche se volete un bel episodio dove vado a vendere questo. La sirena non posso naturalmente usarla. Va bene. Rimettiamo tutto a posto l'ambulanza, ragazzi. Mettiamo questo, questo. Il braccialetto ce lo teniamo. Il cibo ce lo teniamo. E direi di andare a fare un giretto. La nostra moto ce l'abbiamo, andiamo a fare un giretto in giro, ragazzi. Voglio provare a chiedere, visto che ormai abbiamo i soldi, anzi mi hanno dato anche i soldi, ragazzi, potete vedere qui, 6.9k, quasi 7k. Vorrei trovare un lavoro. Voi mi avete detto che ci sono naturalmente comunque, ragazzi, ci sono delle persone che comunque magari devono fare tipo una roba di lavoro, ragazzi. Non so neanche come si trova un lavoro, quindi GG, minchia quanto lagga Metropolis, però. Scusate, ho messo sotto, ma lagga un botto Metropolis, però va bene. Allora, voglio un attimo, ragazzi, andare indietro qui. Madonna, che è una riunione, minchia. Ma ho levato tutta la roba che posso portare tutto. Sì. Vai, posso portare tutto. Ok, allora siamo molto calmi, ragazzi. E appunto voglio andare a fare un bel giro in centro. Ragazzi, con questi soldi che ho, beh, ormai potrei prendermi un po' tutto, completo viola e tutto, ragazzi. I soldi più o meno ce li ho. Appunto, ragazzi, volevo prendermi qualche cosa. Andiamo a vedere. Comunque fatemi sapere, appunto, ragazzi, cosa fare con queste cose, perché ho tanta roba. Se l'ambulanza deve entrarla, oppure tenermela. Costo 400, ok, non posso far nulla, qui non c'è nulla. Vai a comprarmi qualcosa, ragazzi, di tanta roba. E anzi, vorrei anche andare a vendere qualcosa. Vediamo, ragazzi, lì c'è militare. Ma se fate in giro, fatemi sapere, ragazzi, se volete questo video.
con la mia etica militare e non sono un militare, cosa succede? Oltre che mi arrestano? Ok, un accendino, ho una scopa, tanta roba. Allora, andiamo a fare un bel giro in centro, ragazzi. Non so precisamente dove. Vabbè, andiamo con la nostra moto, ragazzi, dai. Non ho la patente, ragazzi, quindi dobbiamo stare molto attenti. Andiamo a prendere del cibo al McDonald's, ragazzi. Esageriamo. Vai. Oh, ok, il nostro turno, meno male. Salve. Ok, sono 60, 50. Vediamo anche i 10, ragazzi. Ok, abbiamo 60. Ok, i nostri dog sono presi, ragazzi. Abbiamo tutto. Allora, adesso è il momento di andare a fare qualcosina. Sinceramente non lo so. Potremmo andare in giro con una mia medica milizia. Che bello scorrettare sulla polizia. Ok, allora, a parte scherzi, ragazzi, vorrei andare un attimo a fare un giro con la mia moto. Namo. Domanda, ragazzi, ma come faccio a mettere che se io non voglio far salire nessuno sulla mia moto, come faccio a metterlo? Strano, perché comunque non voglio che nessuno salga sulla mia moto a caso, raga. Ho finito la benzina? Seriamente, se oh, si è bloccata. Si è bloccata, credo. No, no, mica. Si è rubato il carburante. Meno male che la porto, raga, meno male. Allora, in teoria dovrei piazzare la moto, fare così e mettere tutto il carburante, giusto? No, ecco, vedi. Perché sali? Mi saluta, ciao. Dimmi. Ciao. Ciao, dimmi. Dimmi, boh. Ah. Ok? Sì. Andiamo a fare un giro là dentro, dai. Polizia con la mano. No, che figata, se tu fai in questo modo. Lo sto vedendo, vabbè. No, chi è? Vedi che salgono le persone a caso? Ma perché salgono le persone a caso, ragazzi? Ciao. Ciao. Ah, ragazzi, le persone sono normali. Ciao, ciao. Si scappa. Ah, voglio lo screen? Certo, ok, vai. Vai, bro. Facciamo lo screen. Ok, foto, ok, va bene. Scusami, però non avevo capito, stia calmo, però mantenga la calma. Mi fa sempre piacere quando naturalmente mi chiedono le foto, però nel senso che salgo sulla mia moto, dicono ciao, scappano. Ah! Che bello dare le foto della polizia però, ragazzi, eh. Fermo! Ecco qui l'acqua, via, 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 scappiamo, 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 scappiamo. Che vuoi? Che minchia vuoi? Dica? Patente e libretto. Patente e libretto. Patente e libretto. No, raga, non ne ho. Tieni, ecco la patente e il libretto. Lo scontrino del Mac. Era il mio posto di blocco. Cosa? Non ho nulla. Multa. E per così poco. Anche 7K, anche 7K di multa vanno bene. Oh mio Dio, ma perché? Ma GG. Bro, senti, a me andare all'accesso, via. Te fai la multa, ci vediamo domani, bella. Sto scherzando, bro, sto scherzando. Fermo, chi si muove? Fermati, mi fermo. Sapere dove esco la guida? No. Minchia, voi così vicino, oddio! Minchia, mo prendo la pistola e ti sparo. Non così vicino! Cosa vuoi? Cosa vuoi? Sì, tenga. Te, mamma minchia. Perché si picchiano? Allora, posso buttarla? Posso buttarla multa? No. Ok. Cosa vuoi la moto? Poi adesso per 2 giorni, ma ok, consegna il veicolo. Il cazzo, il tuo veicolo è il mio, bro, no, no. Allora, leggiamo la multa. Nome, Marcas, motivo, guida senza potente, guida fuori strada, guida senza assicurazione e matricola. 575K. Ti odio, allora, 5 ore, cosa vuoi? Oh, vabbè, la mia multa, ho sbagliato tasto. Minchia, bro, oh, mi sei scassato, cosa vuoi? Il veicolo. E dopo rimango senza? Cioè, minchia. Se vuoi saluta. Se vuoi saluta YouTube. Io, raga, mi diverto perché nel senso. Nuovi trivelli di Minecraft, raga. Però a me mi fanno ridere perché c'è cioè, cosa. Ok, a chi devo pagare la multa? Anche se non la pago? Poste. Sì, ok. Ok, tanto. Ok. Ma se non la pago.
cosa succede? Se non la pago, cosa succede? L'ho proprio vista. Tanto non la pago, raga. Pago 5k di multa. Di un day. Ok. Il veicolo. Ah, vero. Ecco il veicolo. Tenga. No, scherzavo. Ti tolgo il mio veicolo. Niente. Un po' d'acqua. Un po' d'acquetta. No, eh. Vero? Sega. E vuoi questo? Vuoi la mia moto? No, lo scontrino non mi serve, brother. Che bello urlarli. La mia moto. No. 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 No, dai, la do. No, non lo vuoi più. Voli. Oh, la resta per resistenza. Oh mio Dio, cosa sto vedendo? Bella, bella. La dichiaro adesso per guida senza assicurazione in matricolazione. Dai, tu madre, no. Ma che vuoi, minchia? No, mi metti in arresto, no, bastardo. No, dai, no, scherzavo, dai. Ma te la do la moto, minchia, che vuoi? Non puoi mettermi in arresto, bro, ti sparo. Sai che ti dico? 3, 2, 1. Bella. No, lo sapevo. Bella. Ragazzi, questo video di Metropolis termina qua. Mi sono divertito un botto a registrarlo. Minchia. Finale, ragazzi, a sorpresa. Minchia, lo sapevo, quindi dovevo restare, raga. Che spettacolo. Vabbè, ragazzi, noi ci vediamo domani 15 con un nuovo video. Se vi è piaciuto questo video, mi raccomando, lasciate tutti un bel like. Tranquilli, raga, a me non mi importa nulla, non mi sembra in giro, perché tanto fa niente. È un gioco, ragazzi. Ci vediamo domani 15 con un nuovo video. Mi raccomando, lasciate tutti un bel like. Commentate se volete con quelle cose che io avevo, ragazzi. Commentate naturalmente con cosa ci devo fare. E niente, ci vediamo domani 15 con un nuovo video. E vi saluto. Ah, quando durerà la prigione, ragazzi? Me lo potete scrivere qui sotto nei commenti. Grazie, e vi saluto. Bella.